Buon rientro, buon lunedì e buona cacciata dei clienti lunedì. Lo so, detta così sembra una cavolata, sembra no Mario, non farci cancellare tutti i clienti che ci portano a fine del mese, ma oggi voglio spronarci, anche per quanto mi riguarda, a cacciare i clienti nevrotici. Il lunedì è il miglior giorno per farlo, secondo me. Il miglior momento è il rientro delle vacanze o il momento di qualche sosta. Per quanto nessuno di noi ha staccato veramente al 100%, però magari qualche giorno, 25, 26, l'1 e il 2 ci siamo presi per rilassarci. Fatturazione elettronica a parte, e ne parleremo, c'è una tipologia di cliente che secondo me in questo momento va cacciato. Perché? Innanzitutto è quello che ha aspettato fino all'ultimo a fare le cose e tra l'altro alcuni, un po' anche a fatturazione elettronica, non hanno ancora deciso. Sono quei due o tre clienti che in realtà hanno deciso di farlo e ho un problema, un casino, ma che sono i classici che si incazzano solo quando è già scoppiata la bomba, il casino, è già successo il problema. E poi sono quelli che litigano più spesso con i propri collaboratori, con i propri dipendenti e che, guarda caso, si incazzeranno con noi. Ecco, diffidiamo da questi clienti del lunedì. Un po' è come bere il caffè amaro della macchinetta. Sappiamo bene che senza lo zucchero non ci passa la voglia di buttare il caffè nel cestino. Anche questa tipologia di clienti è una rottura di palle. E sappiamo bene, non possiamo continuare a dirci a sollecitare la nostra pazienza dicendo vabbè, ma è quello che ci paga le fatture, perché se andiamo dentro poi a vedere vedete che alla fine magari paga in ritardo, magari mugugna, siamo sempre lì paurosi nel chiedere dei solleciti perché è matematicamente in ritardo di un mese, insomma le solite cose. Prendiamo la palla al balzo oggi, invece che dimagrire, iscriverci in palestra e che ne so, fare qualsiasi cosa di buoni propositi, cancelliamo i clienti stronzi. Buona fortuna ragazzi e buon rientro a tutti.